Buongiorno ai lettori della tecnica della scuola, siamo in compagnia del professore Antonio Previtero del coordinamento modifica concorso straordinario bis. Professore, chi fa parte di questo coordinamento? Beh, fa parte di questo coordinamento tutti e 35.000 gli iscritti. Perché si è deciso di intraprendere questa, diciamo, questa mobilitazione? Semplicemente perché dall'uscita del bando, quindi parliamo di ormai aprile, non sappiamo come si svolgeranno le prove. In un certo senso, tutte le USR, quindi Lombardia, Piemonte, eccetera, stanno avendo un atteggiamento che sinceramente non riusciamo a capire, né da parte del Ministero c'è chiarezza su quale sia la procedura del Antonio, scusa, concorso. anticipiamo ai lettori che il concorso straordinario bis prevede una prova orale unica di mezz'ora, teoricamente disciplinare, però sembra che ci sia naturalmente anche una, diciamo, una cornice didattica, Dovrebbe, esatto, dovrebbe esserci una cornice didattica, però dalle ultime indicazioni che provengono dagli USR, beh, cosa si evince? Si evince che diciamo, la rubrica di valutazione è semplicemente quella del concorso ordinario. Di conseguenza, mentre nel concorso ordinario era prevista una prova dopo il superamento dei quiz che hanno avuto, come sapete, numerose criticità, oltre a questo era 90% di previsto, bocciati. esatto, è prevista la prova orale, ma mentre nel concorso ordinario, giustamente, la prova verte su una lezione simulata o un'unità didattica, avendo a disposizione 24 ore per prepararsi, noi non sappiamo se si baserà su un'unità d'apprendimento, su un'unità didattica, su una lezione, cioè non sappiamo quindi nulla. Quindi, Ripeto. professore, voi cosa chiedete? Perché credo appunto di capire che una delle questioni riguardi ad esempio proprio il fatto che questa prova è estemporanea, nel senso non vi viene anticipato di 24 ore l'argomento della prova o la strutturazione della prova, il sorteggio avverrà diciamo, in sede d'esame direttamente. Addirittura le spiego un'altra cosa, l'USR Toscana ha fatto già l'elenco quindi dei candidati che dovranno partecipare, tra l'altro la classe di concorso a 28, e per ogni candidato l'esame sarà di 10 minuti, quindi la tempistica è di 10 minuti. Ecco, tutte queste disparità sinceramente non riusciamo a capirle, cioè non sappiamo nulla, ripeto, né come si svolgerà la prova né come Quindi la sarà vostra aperta richiesta è quella l'esame. di chiarezza, di maggiore chiarezza sulle modalità della prova, di uguaglianza nel trattamento dei candidati nell'ambito delle varie sedi di concorso, di E avere. poi Prego. chiediamo soprattutto la cosa importante, dopo magari 5, 10, 15 anni di insegnamento, visto che ci hanno fatto fare esami, ci hanno fatto fare coordinatori. L'altra cosa che chiediamo, perché non riusciamo sinceramente a capirla, è come mai questo concorso non sia abilitante. Ecco, questo perché non prevede, è vero, una soglia minima per il superamento dell'esame in sé, ma sostanzialmente, essendo al numero chiuso, cioè nel senso si entra per fare questo percorso. Entreranno solamente quelli messi a bando, mentre tutti gli altri verranno esclusi e non sarà data neanche la possibilità Sì, diciamo che la dell'abilitazione. graduatoria a quel punto, coperti i posti, decadrà. Quindi voi chiedete Decadrà. decadrà, voi chiedete Chiediamo invece che diventi anche questo. abilitante, che questo concorso Esatto. diventi abilitante. Che questo concorso diventa soprattutto abilitante, anche perché, ripeto, non è giusto che diciamo, da settembre a giugno facciamo gli stessi ruoli dei docenti appunto a tempo indeterminato e poi purtroppo non ci viene Professore, concessa chi contesta però neanche questa argomentazione, nel senso chi non vuole il cambiamento del bando, il cambiamento delle regole in corso, sostiene che proprio perché non vi è una soglia di sbarramento minima, quindi non vi è un punteggio minimo per entrare in graduatoria, di fatto se fosse un concorso anche abilitante, per abilitarsi basterebbe semplicemente essere iscritti a questo concorso.
a questa argomentazione come rispondete come coordinamento? Beh, sostanzialmente, allora, come prima cosa, non mi permetto di giudicare altri precari, perché sostanzialmente si sta facendo una guerra, come la chiamo io, tra poveri, cioè, una guerra tra poveri. Una guerra tra poveri. Quindi, da che mondo è mondo, se qualcuno ha qualcosa da dire, proponga. Ecco, il nostro movimento nasce spontaneo, è un movimento spontaneo, ma non siamo mai andati contro nessuno. Ribadisco anche il concetto, perché spesso mi viene detto, a sto punto, se noi sapevamo che il concorso fosse abilitante, ci saremmo iscritti. Quindi non si può modificare il bando in corso, non è vero, perché è stato modificato più volte il concorso straordinario del 2020, se vi ricordate era a crocette, poi è stato modificato in corso d'opera facendo anche il concorso ordinario, se per questo anche il concorso ordinario, tra cui ad esempio io non mi sono iscritto perché prevedevano ben 5 prove all'inizio e poi sono diventate 2, massimo 3 con la prova pratica, e dove prima erano previste domande aperte e poi successivamente domanda a risposta chiusa. Quindi noi a queste provocazioni non ci caschiamo. Evidentemente, giustamente, avranno avuto le loro idee, non si sono iscritti per i loro motivi, quindi non contesto questo, ma ovviamente, così come sono stati modificati in corso d'opera gli altri concorsi, non vediamo perché sostanzialmente accanirsi. Voi fate la vostra battaglia. Peraltro il concorso straordinario abilitante era già stato bandito, solo che non è mai partito. Ricordo anche che molti dicono effettivamente è un concorso dove non c'è una soglia minima. Beh, sostanzialmente la soglia minima la danno soprattutto i titoli, ma non tanto il servizio svolto, quindi il servizio svolto a scuola, perché la maggior parte dei punti purtroppo vengono dati a chi ha assegni di ricerca, che ha fatto dottorato di ricerca. Non si può dare un punto per anno di servizio e 12 punti per chi ha sostanzialmente fatto un dottorato di ricerca. Allora che concorso straordinario è? Per i precari o per qualche altra categoria? Quindi, ripeto, non mettiamoci a fare una guerra tra poveri o tra tipologie di classi di concorso, perché così non andiamo da nessuna parte, dobbiamo unire le forze, siamo precari. Gli ultimi governi, diciamo, hanno trattato il precariato come se fosse, diciamo, una cosa da nascondere più che altro, non una cosa da valorizzare, e quindi diciamo basta, ma per favore non vogliamo più, come si dice, scontri tra noi, nel senso noi cerchiamo di proporre, non di andare contro qualcun altro. Non l'abbiamo fatto né per gli idonei, non l'abbiamo fatto né per chi ha sostenuto il concorso straordinario 1, e quindi siamo per il dialogo, per fare delle proposte concrete, ma soprattutto alla politica, che ci ascolti la politica, visto che fino adesso non l'ha mai fatto.